Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova, povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». Sorelle e fratelli carissimi, siamo ormai agli sgoccioli dell'anno liturgico che terminerà alla fine di questo mese di novembre con la festa di Cristo Re. In questa domenica, la 32esima del tempo ordinario, Marco ci racconta l'ultimo episodio della vita di Gesù prima della sua passione, della sua morte e della sua risurrezione. Quest'ultimo episodio, se Marco ce lo racconta e lo pone a questo punto del suo Vangelo, evidentemente aveva per lui una grande importanza e deve averla anche per noi. Esso è composto di due scene, come un dittico. Nella prima parte, in modo ironico, Gesù prende in giro gli scribi e il loro comportamento. Nella seconda parte, pone davanti ai nostri occhi, davanti alla nostra attenzione, così come a quella dei suoi discepoli che Gesù ha dovuto richiamare vicino a sé perché si erano distratti guardando altre cose ed altre situazioni nel Tempio, pone davanti a noi questa povera vedova che offre nel tesoro del Tempio un soldo, due spiccioli, con la moneta romana un quadrante che non è nulla, ma che invece agli occhi di Gesù è estremamente significativo. Nella prima parte, quindi, come dicevo, Gesù ironicamente prende in giro gli scribi. Gli scribi erano una categoria di persone presente in tutti i paesi dell'antico Medio Oriente e loro svolgevano il compito che oggi svolgono i nostri notai, redigevano documenti, scrivevano atti, ma in Israele avevano un ruolo ancora più importante, ancora più significativo, perché essi, oltre a redigere i documenti laici, civili, studiavano la scrittura e davano l'interpretazione della scrittura, della legge del Signore. Tanto era forte la loro autorità che se c'era discrepanza, disaccordo fra il testo scritto e la loro interpretazione, prevaleva la loro interpretazione. Erano onorati da tutte le persone e loro non facevano nulla per nascondere il piacere di questo onore. E perciò Gesù ci presenta alcuni loro comportamenti dai quali noi ci dobbiamo guardare. È interessante che Gesù dica non guardateli, prendete esempio da loro, ma guardatevi da loro. Il testo originale greco richiama un'attenzione che non deve mai calare. Dobbiamo sempre stare in guardia da coloro che si presentano a noi come agnelli, ma sono lupi rapaci, da coloro che facendo finta di volere il nostro bene, altro non vogliono se non aumentare la loro gloria, che è vana gloria, il loro potere, la loro ricchezza. Il primo comportamento che Gesù mette in evidenza è il loro voler passeggiare in lunghe vesti. Avevano una divisa particolare, gli scribi,
che appunto li divideva da tutti gli altri. Loro erano egregi, che etimologicamente significa ex gregge, fuori dal gregge, al di sopra del gregge. Loro non si consideravano come gli altri, si consideravano superiori agli altri e lo dimostravano anche con il loro vestito, anche con la loro divisa. La qualità delle stoffe del loro abito era sempre eccellente, costavano moltissimo i loro abiti e anche il tallit, il mantello che gli ebrei utilizzavano per la preghiera e che aveva ai quattro angoli dei fiocchi a simboleggiare le benedizioni senza fine che il Signore riversava come pioggia sul popolo degli ebrei, era di una qualità superiore rispetto al tallit degli altri. Gesù dice: guardatevi da questa vanagloria. Non è il vestito che fa la persona. Del resto lo diciamo anche noi, l'abito non fa il monaco. E poi il secondo comportamento che Gesù stigmatizza è il loro voler essere salutati nelle piazze e lungo la strada. Il saluto era un obbligo per i popoli dell'Oriente, ma esso, per quanto riguarda gli scribi, non si limitava al semplice shalom, ma doveva essere fatto di inchini, di riverenze, di titoli che venivano assommati uno dietro l'altro. Oggi diremmo Monsignore, Eccellenza, Eminenza. Tutte queste cose che a noi a volte sembrano banali non lo erano per nulla agli occhi di Gesù, che infatti dice di non cercarle, di non metterle in evidenza. Anche perché in questo modo poteva terminare la recita di queste persone che amavano così tanto essere salutate e ammirate. Se tu li guardi, sembra dire Gesù, loro ci prendono gusto. Se tu smetti di guardarlo, di guardarli, prima o poi anche loro smetteranno di recitare questa parte in commedia. Del resto Gesù nel suo Vangelo ha detto che nessun titolo è necessario fra gli uomini, perché uno solo è il Padre che è nei cieli, uno solo è il Maestro, uno solo è il Signore che è Lui stesso. Poi Gesù dice che queste persone amavano i primi posti nelle sinagoghe e nei banchetti, amavano i primi posti, quelli in cui si potevano mettere più in evidenza. Infatti il sabato, quando ci si riuniva per la preghiera nella sinagoga, se veniva qualche persona importante, qualche persona più rappresentativa, ad essa veniva dato il primo posto davanti a tutti perché tutti potessero vederla, perché tutti potessero ammirarla. E nei banchetti il primo posto che gli scribi cercavano era quello vicino al padrone di casa, per essere serviti prima e meglio degli altri. Gesù dice: lasciate perdere queste stupidaggini. Ma ci sono altri due comportamenti che Gesù mette in evidenza e da cui Gesù ci mette in guardia, due comportamenti che sono ancora più gravi di quelli che finora Gesù aveva già raccomandato di evitare. E questi erano la preghiera fatta solo per farsi vedere, perché quando tu preghi, quando tu ti mostri come un benedetto dal Signore, come un eletto da Lui, quando tu ti metti in evidenza con le tue lunghe preghiere, è come se volessi carpire la buona fede delle persone, presentandoti loro come persona inviata da Dio. E questo poi porta anche a divorare le case delle vedove. Ed è proprio quest'ultima caratteristica che lega la prima parte dell'episodio alla seconda. Le vedove in Israele, come in tutto il mondo antico, non avevano nessuna importanza sociale. Le vedove erano poverissime, insieme con l'orfano e insieme con lo straniero rappresentavano le categorie più disprezzate, tanto che il libro dell'Esodo al capitolo 22 raccomanda agli ebrei:
non trattate male la vedova, l'orfano e lo straniero, perché anche voi siete stati stranieri in terra d'Egitto. E il Salmo 68 dice che il Signore è difensore delle vedove e padre degli orfani. Quindi c'è un invito a non sfruttare queste persone che alla morte del marito non avevano più nulla. Infatti il Deuteronomio al capitolo 14 determina come doveva essere fatta l'eredità alla morte del marito. Tutto andava ai figli maschi. Se non c'erano i figli maschi, alle figlie femmine. Se non c'erano le figlie femmine, ai fratelli del defunto marito. Se non c'erano i fratelli del defunto marito, al padre, se era ancora in vita, o ai fratelli del padre. Ma alla vedova non andava nulla. Essa doveva raccomandarsi al buon cuore dei figli, se c'erano, o al buon cuore delle altre persone. Null'altro avevano per vivere. E quel poco che avevano a volte veniva divorato dagli scribi che, proprio presentandosi con le lunghe vesti, facendo finta di pregare a lungo, eccetera, carpivano la loro buona fede e diventavano loro tutori. Così, loro che avrebbero dovuto aiutare le vedove anche con i proventi del tesoro del Tempio, le sfruttavano fino alla fine. Questa vedova di cui Gesù parla in quest'ultimo episodio del Vangelo di Marco era forse più povera delle altre. Aveva soltanto questi due spiccioli, questo soldo che, come vi dicevo, con le monete romane a cui Marco scrive il suo Vangelo veniva definito quadrante. Al cambio attuale ci dicono gli esperti che un quadrante potrebbe bastare per comprare un etto di pane. Ciascuno di noi faccia i suoi conti. Questa moneta era diventata così insignificante, così di poco valore, che nel secondo secolo, al tempo dell'imperatore Antonino il Pio, smisero di coniarla, perché praticamente non ci si comprava più nulla, nemmeno un etto di pane. Fece la fine il quadrante, il soldo di cui parla il Vangelo, fece la fine che stanno facendo le nostre monetine da un centesimo, da due centesimi o da cinque centesimi. Non le vuole più nessuno, non le cerca più nessuno. Questa vedova quindi fa la sua offerta. Ma dove si trovava Gesù quando questa vedova fa la sua offerta? Sempre nel Tempio, ma nel cortile delle donne, lì dove c'erano le casse delle offerte. Ce n'erano 13. 12 avevano una loro denominazione. Per ciascuna di esse c'era un'intenzione. Se mettevi l'offerta nella cassa numero 1, andava per la restaurazione dell'edificio Tempio, nella cassa numero 2 per il sostentamento dei sacerdoti, nella cassa numero 3 per l'incenso, nella cassa numero 4 per gli animali da offrire in sacrificio e così via. C'era poi una tredicesima cassa in cui ognuno poteva liberamente fare la sua offerta. Infatti, se tu sceglievi di dare la tua offerta con una finalità, non eri tu che gettavi la moneta dentro la cassa, che era fatta a forma di tromba ed era di bronzo perché potesse far risuonare le monete che venivano gettate all'interno. Tu dovevi consegnare la tua offerta a un sacerdote ed egli avrebbe detto l'intenzione dell'offerta e la quantità che veniva offerta. Invece, nell'offerta libera della tredicesima cassa, ognuno poteva mettere personalmente la sua offerta. E c'erano tanti ricchi, dice Gesù, che offrivano tanti soldi e quindi queste trombe facevano molto rumore.
probabilmente quando Gesù, come dice nel Vangelo di Matteo, raccomanda di non suonare la tromba davanti a sé quando si fa l'elemosina, aveva in mente lo spettacolo di questi ricchi che facevano suonare la tromba della cassa dove ponevano l'offerta perché tutti si accorgessero della quantità importante della loro offerta. Questa vedova arriva quasi di nascosto, quasi senza farsi vedere, ma Gesù la nota e pone in quella cassetta appunto due spiccioli, il costo di un etto di pane, tutto quello che aveva. Il testo originale dice: mise nella cassetta delle offerte tutta intera la sua vita. Non confidò nel denaro, confidò nel Signore. Probabilmente nella sua vita lunga e anche sofferente, essendo rimasta vedova, aveva fatto esperienza della bontà di Dio e si fidava più di Dio che di sé, più del Signore che delle cose che possedeva. E quindi non dice a Dio: Signore, ho due monete, una per te, una per me. Dice a Dio: io ti offro tutto quello che ho, ti offro tutta la mia vita, mi metto nelle mani tue, mi fido della tua provvidenza, avvenga di me quello che tu vuoi. E questa vedova sicuramente continuerà a vivere bene come la vedova di cui ci parla la prima lettura nell'episodio del profeta Elia. Questa vedova aveva un figlio, non aveva praticamente più nulla nel tempo della carestia, riceve da Elia la richiesta di un pane, di un po' d'acqua, lei non lo nega ed Elia gli dice: stai tranquilla, la tua farina non si esaurirà, il tuo olio non finirà finché la carestia non sarà terminata. Ecco allora ciò che Gesù vuole mettere in evidenza ai suoi discepoli, che dovette richiamare all'attenzione. Ecco ciò che vuole mettere in evidenza alla nostra attenzione di discepoli di oggi. Non quanto si dà, ma come si dà. Non la quantità, ma la qualità di ciò che diamo. Il Signore non ha bisogno di tante cose, il Signore ha bisogno di noi stessi, ha bisogno della nostra vita. Come ci ricordava il Vangelo di domenica scorsa, dobbiamo amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutta la mente e il prossimo come noi stessi. E l'amore non ostenta. L'amore non vuole farsi vedere, l'amore non fa le cose per apparire, l'amore fa le cose per il bene. Che davvero io e voi, tutti insieme, impariamo la lezione di questa maestra speciale, che è la vedova di cui ci parla il Vangelo di oggi, e affidiamo la nostra vita al Signore nell'amore, concretizzando questo amore a Dio nell'amore per i fratelli e le sorelle.